Buonasera, ben ritrovati al nostro appuntamento bisettimanale con app, una sigla che scorre via veloce, come dal resto scorre via veloce anche questa nostra trasmissione 18 e 30. E come sempre all'inizio vado a ricordarvi quello che è il riferimento per entrare in contatto con noi. app appunti, appuntamenti, approfondimenti e non solo, ricordiamo oggi certamente eh, festa commerciale di San Valentino, ma oggi ricordiamo i santi Cirillo e Metodio, compatroni d'Europa che ci invitano ad allargare il cuore al nostro continente, al vecchio continente e che ci invitano a eh, ricordare che questo nostro continente ha le sue radici cristiane anche grazie all'apporto di questi due santi Cirillo e Metodio questa sera in studio con noi Alessandro Monteduro direttore di ACS Italia io lo ringrazio per la sua disponibilità grazie a tutti grazie a lei la sua presenza allora partiamo subito noi diciamo solitamente quando presentiamo un ospite che viene a parlarci di una realtà che per gli addetti ai lavori magari ACS è un termine che torna familiare per chi invece magari non è più Così dentro, diciamo, vogliamo dire un po' di che cosa si tratta, questa realtà. ACS, acronimo, aiuto alla Chiesa che soffre, fondazione di diritto pontificio, si occupa da 70 anni, perché quest'anno tra le altre cose ricorre il settantesimo anniversario della sua fondazione, dicevo, si occupa da 70 anni di cristiani perseguitati nel mondo. Perché pochi lo sanno, pochi lo dicono. Ma se c'è una comunità religiosa particolarmente perseguitata nel mondo è appunto la comunità cristiana. Dico da 70 anni perché nel 1947 un monaco, un premo stratense, padre Werenfried, fa strada, ne ha preso immediatamente l'appellativo di padre Lardo, lo spiego anche il motivo. Dicevo nel 1947, erano gli anni immediatamente successivi alla conclusione della seconda guerra mondiale. Vi era la necessità di dare ristoro, ristoro non solo materiale, ma anche spirituale, a quei milioni di pellegrini che fuggivano d'oltre cortina di ferro. E padre Berenfrid, dicevo, prese immediatamente l'appellativo di padre Lardo perché il lardo era la prima necessità, il primo bene di prima necessità con il quale ristorava appunto quei cristiani che scappavano che scappavano dai paesi dei regimi dell'Est. Sono passati 70 anni. Purtroppo, per certi versi, la realtà di aiuto alla Chiesa di soffre nel suo appellativo internazionale Aid to the Church in Need è purtroppo ancora più vitale di 70 anni or sono, perché la situazione è addirittura degenerata. Forse il secolo scorso era quello nel quale eh, l'obiettivo o i cristiani erano vittime dell'ateismo di Stato, vale a dire di forme di persecuzione nelle quali si imponeva l'assenza di qualsiasi religione perché doveva assolutamente risaltare una religione, quella dello Stato. Adesso purtroppo i cristiani sono soprattutto vittime, non che manchi questo ateismo di Stato, possiamo fare i riferimenti della Corea del Nord, dell'Eritrea, della Cina, ma sono soprattutto vittime di un'altra forma di persecuzione, quella degli estremismi, estremismi di gruppi religiosi che non intendono assassinare tutte le religioni, ma che intendono solo affermare l'esistenza di una sola religione, la propria. 200 milioni sono i cristiani discriminati, se non addirittura perseguitati nel mondo, 200 milioni sono stime sulle quali si ritrovano più o meno tutti i centri di ricerca, i centri studi, aiuta la Giesof da questo punto di vista è tra i più autorevoli. Lo è anche per questa ragione, perché lo facciamo vedere ai telespettatori. Eh, ogni due anni realizza questo bel tomo. Quest'anno sono ben 832 pagine, pesante effettivamente da, da condursi, da portarsi, ma in questo tomo, come dicevo prima... Lei troverà un'analisi dettagliatissima di tutte le forme di persecuzione per ragioni di fede in qualsivoglia angolo del mondo. Consideri che sono 196 paesi profilati, per intenderci anche la Repubblica di San Marino. E in questo studio lei troverà soprattutto analizzate tutte le persecuzioni ai danni di tutti i gruppi religiosi. In altri termini. aiutare chi ai soffre, si preoccupa di sostenere i cristiani perseguitati. Ma non è distante da quelle religioni ugualmente perseguitate, qualunque religione effettivamente dovesse essere. Mentre Alessandro parlava, tra l'altro, cifre veramente che devono farci riflettere 200 milioni di persone perseguitate per la loro eh, fede. La nostra regia vi ha proposto quello che è il sito, alcune pagine del sito che io vado a ricordarvi acs-italia.org dove fra l'altro c'è anche per chi vuole appunto approfondire ma anche per chi vuole conoscere c'è nella home page un chi siamo e la possibilità in cinque minuti dice una sorta di depliante che si può sfogliare che ci dà l'idea di questa realtà sulla quale torneremo a parlare fra un attimo mentre come sempre nel nostro spazio di app diamo ora eh, attenzione a un'app, finora l'abbiamo fatto nei cinque numeri che ci hanno preceduto presentando un'app cattolica, diciamo un'app che avesse a che fare con la Santa Sede oppure il discorso della preghiera, della Bibbia, oggi eh, diciamo così presentiamo un'app di eh, utilità sociale ed è eh, 112 Where Are You, cioè dove sei, è un'app che è in funzione in Lombardia e su Roma al distretto telefonico 06 ed è un aiuto valido perché in qualsiasi eh, situazione e condizione questa app dà la possibilità chiamando il 112 di dire dove siamo e di intervenire in maniera tempestiva anche nel caso che per vari motivi non si possa parlare e si riesce a capire in maniera precisa da dove parte la chiamata, da dove c'è bisogno appunto attraverso questa, eh, questo SOS lanciato, attraverso questa app 112, where are you, che eh, vi invito a scoprire perché può essere veramente di vitale importanza in eh, circostanze particolari. Papa Francesco non manca di ricordare fratelli e sorelle che ogni giorno muoiono solo per il fatto di essere cristiani o come ci veniva ricordato per il fatto di professare una fede. Quali sono oggi i luoghi che vedono i cristiani perseguitati, coinvolti nel martirio? Tante volte Papa Francesco ha detto che oggi più che nei primi tempi della Chiesa e purtroppo assistiamo a questa persecuzione. C'è un passaggio di un angelus del marzo del 2015 di Papa Francesco. I cristiani versano il sangue soltanto perché sono cristiani. Non c'è descrizione purtroppo più appropriata. I luoghi, eh, il rapporto di cui facevo cenno prima è quel viaggio attorno al pianeta, sono 196 le stazioni, però se dobbiamo scendere nello specifico sono 38 i luoghi nei quali la persecuzione la possiamo configurare come grave. Consideri che in 7 di questi 38 luoghi, ora facciamo i nomi e i cognomi altrimenti annoiamo i telespettatori, in 7 di questi 38 luoghi la situazione è talmente grave da non potersi immaginare un peggioramento. Iraq. Siria, Arabia Saudita, Afghanistan, Somalia, Nigeria, in modo particolare la parte nord della Nigeria e Corea del Nord. Ecco, in questi luoghi non è possibile, pubblicamente e direi addirittura privatamente, perlomeno in alcune aree di questi luoghi, potersi fare il segno della croce. Ora, è sempre terribilmente difficile dover andare a concentrare la nostra attenzione su un singolo, su uno specifico. Luogo, perché c'è il rischio quasi di fare torto. Potrei raccontare dell'aggressione terroristica, come dicevo, nell'area nord della Nigeria, dove quel gruppo terroristico noto a tutti, Boko Haram, si pone un fine tutto sommato abbastanza moderato, vale a dire quello di de decristianizzare il nord della Nigeria, sono ironico perché se lo compariamo col fine invece degli uomini di Al-Baghdadi che vorrebbero ricomporre l'intero califfato islamico, è evidente che Boko Haram si mantiene su uh, livelli magari lievemente più umili, però tutto questo cosa vuole significare? Vuole significare che, per fare un ulteriore esempio, tra il giugno e l'agosto del 2014 120.000 cristiani sono stati costretti, parlo dell'Iraq, parlo del nord dell'Iraq, parlo della piana di Ninive, parlo di villaggi cristiani dall'antichissima tradizione, parlo di Karakosh, parlo di Alkosh, parlo di Bertella, di Tescof, parlo della stessa città di Mosul. Beh, dicevo, quei 120.000 cristiani prima da Mosul e poi da quei villaggi cristiani che ho appena citato, prima nella notte tra il 9 e il 10 giugno, la indico in modo preciso, Don Claudio, perché... Tutto questo avviene in una notte e poi nella notte tra il 6 e il 7 agosto dello stesso 2014, in pigiama, letteralmente, ci sono delle foto e dei video da questo punto di vista che sono raggelanti, furono costretti a lasciare tutto, tutto. Uno che parte in pigiama lascia tutto perché? Perché nei giorni precedenti non avevano accettato quella sorta di ricatto. Prima quel ricatto si era manifestato col pagamento di una tassa, la GISA poi quella tassa non era più sufficiente per gli uomini che la imponevano con la forza, con la violenza, e si era passati ad una seconda forma di ricatto. O ti converti alla nostra religione o automaticamente, automaticamente la sanzione che hai da pagare non è più una tassa, ma è la tua vita e quella dei tuoi familiari. Furono tutti costretti letteralmente ad allontanarsi, hanno trovato riparo nella regione del Kurdistan iracheno. Ecco quando raccontiamo tutto questo, forse noi non teniamo mai nella dovuta, nella dovuta, nella doverosa considerazione. Stiamo parlando di vite di persone come noi. Io lo scorso anno glielo raccontavo prima, sono stato due volte in Iraq. Mi piace anticipare a chi ci sta seguendo che nei prossimi giorni vi torno in Iraq. Torno proprio lì nella piana di Ninive, in quei luoghi da poche settimane liberate dagli uomini dell'ISIS e Luoghi nei quali lentamente, molto lentamente, per una serie di ragioni, che forse qui non riusciremo ad approfondire, stanno vedendo il ritorno dei cristiani, spero di arrivare addirittura al monastero di San Giorgio a Mosul. Ma dicevo, sono persone come noi, la cui bellezza però spicca ancora di più perché entrando in quei caravan che per due anni e mezzo li hanno accolti per dare loro riparo, per dare loro quella minima dignitosa. Protezione. Beh, la cosa più straordinaria e che oggettivamente fa impallidire tutti noi è che qui in caravan, per intenderci 15-20 metri quadri, 8-10 persone a dormirvi, vi è, sempre, vi è sempre una Bibbia o un crocifisso o entrambi. All'esterno degli stessi, ci sono delle foto splendide al riguardo, all'esterno degli stessi, in questo campo dove vi sono 5.000 rifugiati cristiani che hanno trovato alloggio, all'esterno di ogni caravan vi è una croce. A descrivere il loro essere cristiani. Ecco, di fronte a questo, innanzitutto percepisci uno stato di piccolezza difficile da descriversi, ma anche questa bellezza straordinaria di questi uomini, di queste donne, di queste famiglie che, pur di non rinnegare identità, tradizioni e fede, hanno rinunciato a tutto, vivendo in uno stato di assoluto, assoluto, diciamo, difficoltà, per non dire altro. Noi, come Aiuta la Chiede Soffra, da questo punto di vista. Vi abbiamo dedicato tutto, vi abbiamo dedicato due anni e mezzo di lavoro, M un numero non è mai bello ma è giusto dirlo. 25 milioni di euro dal giugno del 2014 sono stati destinati all'Iraq e in modo particolare all'arcidiocesi caldea di Erbil, grazie allo straordinario lavoro della Chiesa locale, di Monsignor Basharwarda in modo particolare. In questo modo noi gli abbiamo dato tutto quello che gli si poteva dare, soprattutto la componente umanitaria, soprattutto la componente. Umanitaria, però, e chiudo, poiché non di solo pane vive l'uomo, gli abbiamo dato anche tutto quello che era necessario per poter continuare a professare la fede. Ecco, comprendo che pochi minuti sono poca cosa per parlare di tematiche veramente grandi e questa sera anche attraverso questo spazio vogliamo dare voce a questa realtà. Ma accanto, per esempio, a una trasmissione televisiva che ha la sua importanza, accanto a convegni. A, so che viaggi molto appunto sia per presentare rapporto sia per portare a conoscenza di queste realtà che cosa fa aiuto alla chiesa che soffre direi anche per coinvolgere le comunità cristiane brevemente brevemente eh, cerchiamo di stimolare l'attenzione. Inutile ci giriamo attorno eh, nello spazio breve. Io racconto sempre un aneddoto. 26 marzo dello scorso anno, sera di Pasqua, esplode una bomba alla Lahore, muoiono in un parco muoiono tanti bambini, soprattutto cristiani. Il giorno dopo non uscivano i giornali, era il lunedì dell'Angelo per intenderci. Il martedì sui giornali italiani troviamo anche con una certa evidenza la notizia dell'attentato e degli 82 morti. Il mercoledì io mi aspettavo che si potesse leggere chissà cosa ancora. C'è tanto da raccontare di una strage. Ecco, io sono andato a inserire, perché ne ho la possibilità, la parola Pakistan, in quel motore di ricerca che più o meno tutti noi frequentiamo. Con la sola eccezione di Avvenire, non v'era nessun giornale che il mercoledì, cioè dopo 24 ore, era tornato ad affrontare la storia di quei cristiani, ma dell'intera comunità di Lahore assassinata. Allora a noi compete portare queste tragedie alla ribalta e, se necessario, illuminiamo di rosso Fontana di Trevi in un modo lievemente provocatorio per ricordare che quel rosso è il sangue versato appunto dai martiri cristiani. Lo abbiamo fatto lo scorso anno, nell'aprile, penso che tanti telespettatori lo ricorderanno. Certamente non per fare polemica, però quando, se succede a Parigi, parliamo per settimane. Se succede in altri luoghi, poche ore bastano per dimenticarci di drammi, perché sono veri e propri drammi. Ora è il momento che vogliamo dedicare alla nostra pillola dedicata alla Sacra Scrittura, alla Bibbia, in compagnia della biblista Laura Paladino. Ancora una volta andiamo ad ascoltare quello che ci racconta. Abbiamo visto come le mogli di Lamech, il Cainita, subiscano nella loro esistenza infelice le conseguenze del peccato dei progenitori. Ma nel loro nome entrambe portano una promessa di redenzione: questo è molto importante. La donna nella Bibbia, anche nelle condizioni più nere, lo abbiamo visto, nelle condizioni di peccato, è la promessa della salvezza. Ada e Zilla portano due nomi importanti. Ada significa ornamento, quindi descrive un aspetto del femminile, la bellezza, la bellezza che salva. E questo nome noi lo troviamo in altri contesti della Bibbia, perché eh, caratterizza altre donne, e in particolare si trova nel libro di Ezechiele la radice legata all'azione di Dio. Zilla eh, probabilmente significa ombra. E descrive la custodia. Questo termine viene usato per descrivere l'azione di Dio che protegge con la sua ombra. Quindi sono due termini che richiamano qualcosa di bello, richiamano una promessa di salvezza nonostante il peccato. Queste donne genereranno dal loro sposo, genereranno dei figli, sono per la maggior parte maschi e sono, secondo la tradizione biblica, i capossipiti di coloro che svolgeranno certi mestieri, attività redditizie, i fabbri, i lavoratori. Ma Zilla avrà anche una ehm, figlia femmina e questa ragazza si chiama Naama e anche Naama ha un nome che richiama un aspetto di eleganza del femminile. L'aggettivo legato al nome di Nama noi lo troviamo nel cantico dei cantici per descrivere la bellezza della sposa. Dunque, tutte e tre le donne che caratterizzano la famiglia di Lamec, nonostante la loro infelicità, evocano la salvezza, evocano la bellezza, evocano la dimensione eh, salvifica del femminile. 18 e 19 in diretta dagli studi di Telepace App in compagnia di Alessandro Monteduro, direttore ACS Italia. Dove ACS è presente e chi, seguendoci da casa, vorreste fare qualcosa di concreto? Quali sono i canali? ACS è presente in tutto il mondo, lo è attraverso i suoi uffici, è presente con un'attività costante di informazione, di raccolta fondi in 23 paesi del mondo, la sua casa madre è in Germania, un piccolo villaggio vicino a Francoforte, ma siamo presenti nel mondo soprattutto perché finanziamo progetti in tutto il mondo. Consideri, adesso le do il dato del 2015 perché su quello del 2016 ancora non abbiamo il definitivo, ma nel solo 2015 abbiamo finanziato in 146 paesi del mondo 6.209 progetti di natura pastorale e umanitaria progetti che vengono presentati e possono essere esclusivamente presentati dai vescovi delle diocesi locali, della cui esecuzione noi non ci interessiamo, ci interessiamo ovviamente della finita esecuzione, vale a dire pretendiamo il massimo del rigore sulla parte contabile e sulla bontà, sulla qualità del lavoro effettivamente operato, ma siamo presenti in tutto il mondo e abbiamo a che fare con la Chiesa dell'intero mondo. Che cosa si può fare? Io, prima di me, certamente chi è molto più degnamente ha potuto rappresentare ACS negli anni, raccontiamo sempre, abbiamo raccontato, raccontiamo e racconteremo, tre direttrici. Innanzitutto la preghiera, per chi ci crede, è qualcosa di straordinariamente forte. Quando vai in Iraq o vai in Siria, quei cristiani dicono, ma noi preghiamo per voi. Ecco, ti pongono quasi in uno stato di reale difficoltà. Come a dire, noi preghiamo per voi, fatelo per favore voi anche per noi che magari abbiamo una condizione di effettiva necessità. L'informazione, il rapporto sulla libertà religiosa. Questo, io l'ho portato, è il nostro magazine, lo facciamo dieci volte l'anno. Con questo raccontiamo della persecuzione nel mondo. Questa è la foto tra le altre cose di una santa messa celebrata in una chiesa di Karakosh due mesi or sono, appena liberata. Ci torniamo in questa. In questa chiesa i primi di marzo con Monsignor Cavina e il Vescovo di Carpi la nostra ambizione è celebrare la Santa Messa anche noi in questa, in questa chiesa appunto nel nord dell'Iraq, dicevo l'informazione e poi per chi, può, per chi può dare una mano con quelli che sono i nostri progetti in questo momento. Non si può non tenere conto della condizione di Aleppo a proposito di ribalte mediatiche delle quali facevamo scenno prima. Non ne parla più nessuno perché ci sarebbe una tregua in corso. La verità è che due giorni o sono ci raccontava, mi ha raccontato personalmente il professor Catti, il direttore dell'ospedale della Speranza di de Aleppo Ovest. Ci sono stati tre morti e 40 feriti a poco meno di un chilometro dall'ospedale. Si è tornato a sparare, però adesso va meno di moda descrivere quella che era la realtà della Siria. Ecco, per chi può? Il mio cellulare per chi volesse chiamarmi e avere informazioni è 334-69-111-93, sono a disposizione di chiunque, oppure andate sul sito, lo raccontava, lo rappresentava precedentemente Don Claudio, acs il trattino-italia.org. Magari carta e penna, dopo prima di salutarci ripetiamo il numero di cellulare Perfetto. per chi veramente vuole eh, dare una mano o saperne di più. Un libro velocissimo anche perché è un libro... Piccolo che abbiamo voluto, che vogliamo presentarvi anche attraverso la scheda che vediamo insieme. Le nuove beatitudini in famiglia, casa editrice LDC. Pagina 48, data di pubblicazione gennaio 2017, autore Aldo Maria Valli. Sulla strada delle beatitudini hanno camminato i santi lungo i secoli, è la strada che conduce a Gesù. Ma come vivere le beatitudini in famiglia? Come farle diventare scuola di vita nella realtà di tutti i giorni? In questo volume, le beatitudini sono affrontate dall'autore a partire dalla sua esperienza familiare e messe a confronto con alcuni miti o dogmi tipici della nostra mentalità attuale. E dal libro andiamo anche questa sera a vedere le due app dove è presente la santa sede Instagram. Abbiamo quattro fotografie, la prima ci riporta la messa di Santa Marta, il 9. Febbraio Dio ha creato la donna perché tutti noi avessimo una madre. Questo è un video, tra l'altro, quello di cui vediamo questo fotogramma. Poi Papa Francesco nei Giardini Vaticani il 10 febbraio 2017 siamo vicini ai fratelli e alle sorelle che vivono l'esperienza della malattia e alle loro eh, famiglie. Questa è la foto dei giardini vaticani e questa è la foto con quello che ho appena letto in occasione della giornata del malato sabato scorso. Poi domenica all'Angelus noi siamo abituati a insultare e come dire buongiorno, ha detto il Papa, e quello è sulla stessa linea dell'uccisione. Chi insulta il fratello uccide nel proprio cuore il fratello, per favore non insultare. Infine questa di qualche ora fa nel giorno che si ricorda anche il santo Valentino, l'amore non è solo un sentimento, amare significa fare il bene, in questo modo possiamo sperimentare la felicità di dare, la grandezza di donarsi senza misure, senza esigere ricompense. Ed ora andiamo all'altro, social, Twitter eh, con eh, Pontifex, allora dal 10 velocemente, stiamo vicini ai fratelli e alle sorelle che vivono l'esperienza, della malattia e alle loro famiglie, questo ci ricollega anche a Instagram di prima, poi l'11 desidero incoraggiarvi tutti e contemplare in Maria. Maria, salute dei malati, la garante della tenerezza di Dio per ogni essere umano. Domenica la dignità dei bambini va rispettata, chiediamo che sia eliminata la schiavitù dei bambini soldato in ogni parte del mondo. Nella giornata di ieri non poniamo mai condizioni a Dio, fidarsi del Signore vuol dire entrare nei Suoi disegni senza nulla pretendere. E infine, anche questo poche ore fa, è bello sapere che il Signore si fa carico delle nostre fragilità, ci rimette in piedi con pazienza e ci dà la forza di ricominciare. C'era un piccolo clip che vedremo giovedì, mentre ora andiamo subito agli appuntamenti che voglio ricordarvi, quelli in tv, domani mattina alle 9.30 come ogni mercoledì l'udienza generale di Papa Francesco che poi riproporremo in maniera integrale domani sera alle 21, mentre venerdì alle 10 in diretta dalla sede del Rettorato dell'Università di Roma 3 l'incontro di Papa Francesco con il mondo universitario. 25 anni di questa università, il Papa sarà presente venerdì. Domani, mercoledì 15 febbraio, presso la sala capitolare del Pontificio Ateneo Sant'Anselmo, ci sarà la presentazione della pubblicazione Carmina Laudis, risposta nel tempo all'Eterno, la liturgia delle ore tra storia, teologia e celebrazione. Venerdì 17 alle 18.30 nella Basilica di Santa Maria Sopra Minerva, vespri solenni presieduti dal Cardinale Vallini in occasione della memoria del beato angelico patrono degli artisti. E poi domenica 19 febbraio alle 19 presso il Planet Roma in via del Commercio 36 con inizio alle 19 si svolgerà la dodicesima edizione della Festa per la Pace. Io eh, vi ricordo che da domani, ogni mercoledì alle 17, avremo la messa in diretta dalla Chiesa di San Giuseppe in Nazareth, quindi una finestra aperta sulla Terra Santa. Mentre eh, domani eh, ricorre la quindicesima giornata mondiale contro il cancro infantile e alla Policlinico Umberto I ci sarà il lancio dei palloncini bianchi per ricordare questa giornata. Siamo in chiusura, Alessandro, una battuta fra le tante cose molto forti che abbiamo detto in questa nostra diretta, magari anche prossimi appuntamenti, qualcosa che vuoi ricordare? Uh, mi piace sottolineare quello che ho già detto prima che torneremo in Iraq e credo di portare con me con noi perché non sarò solo, sarò con un rappresentante dell'Arcidiocesi di Bologna e con il vescovo di Carpi, credo di poter dire spero di portare tutti voi. Eh, saremo protagonisti a Milano nei giorni precedenti la visita del Santo Padre della realizzazione di una grande mostra sulla persecuzione anticristiana la facciamo presso il Palazzo del Consiglio Regionale Lombardo e via discorrendo. Abbiamo tante iniziative, continuiamo a viaggiare purtroppo per il pianeta perché purtroppo sono tante le stazioni nelle quali siamo costretti ad arrestarci per contrastare le forme di persecuzione. Bene, noi contiamo di sentire il tuo racconto una volta che sarai tornato dall'Iraq, anche perché credo che vada tenuta d'esta la nostra attenzione nei confronti della chiesa che soffre. Se volete aiutarci a realizzare programmi come questo, vi ricordo la nostra pagina Telepace.it nella home page c'è quel modo molto semplice e diretto che è la PayPal che vi permette di contribuire con un piccolo o grande contributo. Ricordiamo il numero di cellulare, l'avevamo detto? Assolutamente 334 69 111 93. Il tempo di concludere la trasmissione, e lo riaccendo. Bene, grazie ad Alessandro Monteduro, direttore di eh, Aiuto alla Chiesa che Soffre Italia, grazie per la sua presenza, grazie come dicevo voi. torneremo a parlare di queste realtà di cui questa sera abbiamo accennato, anche se abbiamo dato una piccola scossa anche con la nostra trasmissione. Noi ci vediamo giovedì alle 18 con un nuovo numero di app, questa puntata sarà riproposta domani sera alle 20.30. A presto!